Ciao a tutti, bentornati sul canale e bentornati a questa nuova puntata di Libri Isterici. Questo giro parliamo di Unspeakable Things di Lori Penny, che è un libro che è uscito, mi sembra, l'anno scorso per la Bloomsbury. Questo libro non credo che abbia una traduzione in italiano, o non so se qualcuno lo stia traducendo. Come sempre, quando mi piace un libro io mi offro volontaria, così butto lì questa possibilità. E lei è una ragazza inglese, nata nel 1986, è una giornalista, ha seguito anche tutte le varie rivolte Occupy sia in America che in Inghilterra, collabora con diverse testate come ad esempio il New Statesman e ha anche un blog molto seguito che si chiama Penny Red, che vi lascio sotto. Questo libro sicuramente è completamente diverso rispetto al libro di cui avevo parlato l'altra volta, che vi lascio da qualche parte qui intorno, perché è estremamente più politico. La Penny è sicuramente molto più rivoluzionaria in un certo senso rispetto a Kathleen Moran e non ha peli sulla lingua. Inoltre qui vengono trattati temi come i disturbi alimentari, lo stupro, l'aborto e in generale ci sono molte descrizioni, se vogliamo, grafiche, quindi è certamente un libro che può, ecco, dare fastidio, nel senso, se qualcuno ha purtroppo passato situazioni simili, sappia che qui dentro si fa riferimento anche a questi argomenti. Ci sono 5 capitoli. Il primo è incentrato sulle ragazze, su come le donne in generale, ma fin da bambine, veniamo cresciute con determinati ideali, preconcetti, che sono molto difficili ovviamente da cacciare via, e fa anche riferimento appunto ai disturbi alimentari. Lei stessa ha sofferto di anoressia, quindi parla anche della sua esperienza. Il secondo capitolo invece si concentra sugli uomini e secondo me è molto interessante perché appunto, oltre a fare riferimento, dare una spiegazione e una risposta a tutti quelli che quando si dice gli uomini fanno così o il patriarcato dice questo, rispondono ma non tutti gli uomini. Lei secondo me dà una spiegazione molto intelligente perché dice: è chiaro che non ce la stiamo prendendo con tu uomo. Sostiene che il femminismo sia non sia, come pensano tanti, appunto, un movimento che è volto a opprimere le altre persone, opprimere gli uomini, eccetera, eccetera, ma anzi sia proprio il contrario, perché lei stessa sostiene che anche gli uomini siano comunque vittime di stereotipi, cioè se pensiamo al fatto che non debbano in un certo senso mostrare le proprie emozioni, piangere o parlare anche semplicemente dei propri sentimenti, non possano essere magari timidi in tanti aspetti della vita, e quindi tutto questo andrebbe a scomparire se diciamo si puntasse più sull'uguaglianza, sulla parità e anche su anche una riconsiderazione del ruolo sociale del genere, perché qui si parla molto anche di aspetti politici e sociali che noi comunque per la cultura in cui siamo nati, che è quella occidentale, associamo al genere. Quindi liberarsi dal patriarcato vuol dire liberarsi di questo concetto per cui l'uomo deve comandare, l'uomo deve avere potere sulle altre cose, che chiaramente sono sempre le donne e i bambini, quando in realtà, come dimostra anche la società odierna in cui viviamo, non è che questo abbia portato a grandi cose. E quindi
qua, insomma, approfondisce questa questione. Ovviamente io sto stringendo perché non è che vi racconto tutto il libro, però cerco di elencare quelli che sono gli elementi chiave. Il capitolo successivo, che si chiama Anticlimax, riguarda invece tutto quello che concerne la cultura dello stupro, il consenso e in un certo senso anche l'educazione sessuale che ci viene imposta o che non ci viene imposta, ma in ogni caso come veniamo educati a vedere il sesso in un certo senso. Quindi lei ad esempio fa l'esempio della vergogna, cioè invece che insegnare alle ragazze, alle bambine, anche volendo fare una vera e propria educazione sessuale, insegnare cos'è la contraccezione, come funziona, si insegna la vergogna, cioè la cosa peggiore che ti possa capitare è restare incinta, e se resti incinta hai fatto qualcosa di sbagliato. Così come ai ragazzi e ai maschi non viene insegnato il concetto di responsabilità, non viene insegnato che se una ragazza ti dice di no ti fa capire che è no, ma semplicemente vige in un certo senso questo concetto per cui invece devi farti figo, devi conquistare le ragazze nei modi più disparati. Gli ultimi due capitoli sono invece cambiano completamente genere, diciamo. Il quarto è Cyber Sexism e dovrebbe essere disponibile singolarmente in ebook, ma non sono sicura, in caso sotto comunque vi lascio le informazioni. Ed è il capitolo da cui è poi nata a lei l'idea di scrivere un intero libro. Lei appunto, essendo cresciuta in un certo senso su internet, un po' come tutti noi di questa generazione, e avendo avuto questo blog che lei continua ad aggiornare, e come racconta in questo libro, avendo vissuto nei forum, avendo giocato, essendo anche, potremmo dire, una nerd, no? Conosce benissimo questa tutto quello che concerne internet. E appunto lei sostiene che se inizialmente internet era nato come posto di libertà, no? Dove tutti siamo uguali, tutti siamo allo stesso livello, nella realtà dei fatti non è così. Lei fa l'esempio della discriminazione non solo delle donne, ma in generale delle minoranze, e ovviamente poi parla anche del sessismo, della violenza online e del fatto che tanti dicano, beh, ma è successo su internet, come dire, se è su internet non è nella vita reale, quindi non devi darci peso, non devi, no, don't feed the trolls. Però in realtà lei dice internet è reale, non è che sia un posto che non esiste, esiste, e quindi la violenza su internet deve essere combattuta. Lei fa l'esempio, cita anche Everyday Sexism come appunto un progetto volto a rispondere a questo genere di abusi, e fa l'esempio anche, di cui probabilmente avete sentito, di quelle ondate di sessismo e anche di minacce nei confronti delle donne che si occupano di gaming o che fanno notare problemi di questo genere, di discriminazione nei confronti delle donne all'interno di alcuni videogiochi. E secondo me questo, anche solo da solo, è effettivamente un capitolo molto importante, perché va a sottolineare un aspetto della nostra vita che è estremamente importante, estremamente attuale e di cui bisognerebbe parlare di più. Infine l'ultimo capitolo, Love and Lies, parla appunto del concetto di amore e di sesso come ci vengono venduti dai media, dalla società, e entrambi sono estremamente sbagliati, ovviamente fittizi e utopici. Però secondo me in questo caso, nel capitolo finale, non è stata pungente come nei capitoli precedenti, è un po' più tentennante il suo discorso, però sicuramente è un discorso importante e che vale sia per gli uomini che per le donne, perché ovviamente tutte le baggianate che ci vengono in un certo senso infuse nella testa sono dannose sia per noi donne ma anche per gli uomini. E quindi niente, spero che prima o poi verrà tradotto in italiano. Ripeto, io avevo cercato un po' di tempo fa e non avevo trovato nulla su questo libro. Spero che prima o poi arrivi. L'inglese non è
facilissimo secondo me se già non masticate bene la lingua, perché comunque sì, sono discorsi abbastanza politici, c'è cioè comunque tutto un apparato di note, una bibliografia, insomma potremmo dire che se il libro di cui ho parlato nel video precedente è più discorsivo, è più ironico, è anche un modo, sì, ironico, appunto, divertente di guardare la faccenda, questo è molto più politico, molto più crudo, insomma si parla anche di rivoluzione volendo, quindi sicuramente è un altro modo di vedere la faccenda e secondo me è un discorso che vale la pena fare, ed è un libro, un punto di vista che è importante anche valutare nel momento in cui si discute di femminismo, ma anche solo di internet e di società moderna in un certo senso. Fatemi sapere se lo avete letto, come sempre vi lascio sotto tutte le informazioni e tutto quello di cui ho parlato, ho citato, trovate sotto i link e i riferimenti vari. E se avete qualche richiesta per questa rubrica, tipo, non so, qualche libro che ovviamente parla di femminismo e che avete voglia che io legga, di cui possiamo magari parlare insieme poi nei commenti, fatemi sapere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!